Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Procede dunque spedita la preparazione della Lucchese in vista della gara interna di domenica contro il Como. Oggi la squadra si è allenata all'Acquedotto. La fastidiosa pioggia di queste ultime ore ha costretto la Lucchese a rivedere il programma del giovedì, che inizialmente prevedeva l'amichevole al Porto Elisa con la Cuoio Pelli, compagine di eccellenza, che veleggia senza infamia e senza lode a metà classifica. Tutto annullato con la truppa rossonera che si è trasferita armi e bagagli all'Acquedotto. Il prato dello stadio va preservato anche perché domenica ore 14:30 arriva il Como. Quello contro il Lariani di Mister Gallo, anche alla luce di un febbraio più nero che rossonero, è così diventato una sorta di crocevia stagionale. Dopo l'atteso e puntualmente arrivato secondo punto di penalizzazione, la classifica suggerisce che sono 8 i punti di vantaggio sulla zona play-out. Tanti, pochi, Galderisi la vede così. Credo solo che sia un momento dove dobbiamo mettere a punto delle cose, guardarsi poco intorno, cercare di essere positivi e commettere meno errori per cercare di gestire meglio alcune gare che purtroppo adesso saranno sempre difficili. E parlo non solo no, da parte nostra, ma un po' in generale. Adesso vai a giocare con le squadre sotto, sono tutte rinforzate, sono tutte più predisposte a fare sacrifici, e di conseguenza diventa tutto più complicato. Questo non lo sappiamo e non dobbiamo dimenticarlo. Capitolo formazione che va delineandosi. La squalifica di Dermacu comporterà l'inserimento di Maini al centro della difesa, sorretto dai soliti esperti Specie e Capuano. 4 gli elementi a comporre la linea mediana, con Tavanti, Bruccini, Mingazzini e Nolè, visti gli acciacchi di Cecchini. Ma le novità più ghiotte si profilano nel reparto avanzato, dove accanto al solito Fanucchi, che tornerà trequartista, dovrebbe agire l'estroso D'Auria, turno di riposo per De Feo, alle spalle di Raffini, finalmente in rampa di lancio. Beh, il palleggio di Nanu Galderisi sembra sempre abbastanza convincente. Cambiamo argomento, basket. Andrew Ratt, un giocatore del Genova Centro Mini Basket Lucca, guardia classe 86 con il passaporto italiano ma anche quello delle isole Seychelles, ha giocato per tante stagioni anche in B1 tra Roma, Cremona, Catanzaro e Firenze. Lucchese d'adozione ormai da parecchi anni, dopo un brutto incidente la società ha scelto di tesserare Ratt con l'obiettivo di rivederlo in campo prima della fine della stagione. Attesa finita con le strade bianche, gara di World Tour in programma sabato a Siena prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Michela Fanini. Dopo la riuscitissima presentazione, ora le ragazze avranno la possibilità di mettersi in evidenza in una gara di livello mondiale. Il direttore sportivo Mirko Puglioli ha convocato la campionessa francese Edwige Pitel, quella di Ungheria Monica Chirali, la nazionale cubana Iraida Garcia Ocasio, la nazionale ucraina Valeria Konorenko e le italiane Francesca Balducci e Anna Ceoloni. Nella seconda ed ultima prova del campionato regionale di cross ad Empoli, risultati davvero lusinghieri per il gruppo sportivo Recchiella, con un bronzo che vale oro, quello conquistato dalla squadra Juniores, che era formata da Ghirma Castelli, quarto assoluto, Manuel Franchi, tredicesimo, e Matteo Donati, ventunesimo. Siamo ai motori, a poco più di 2 settimane dal Rally del Cioc della Valle del Serchio, 40ª edizione che aprirà il campionato italiano, cominciano a delinearsi le forze in campo. Paolo Andreucci, Peugeot 208 T16, Umberto Scandola, Skoda Fabia R5 hanno chiuso i rispettivi accordi con le loro case e quindi sono pronti a ripresentarsi al via del tricolore rally con l'obiettivo di conquistare il campionato. L'ennesimo duello tra i due sembra destinato ad essere il motivo dominante di una stagione che comunque si presenta sulla carta ricca di partecipanti di buon livello. Andreucci e Scandola non sono infatti gli unici ad avere velleità di successo. Tra i rientri più interessanti c'è quello di Andrea Nucita, che si presenterà al via con una Skoda Fabia R5 del team di P Autosport. Il pilota siciliano negli anni ha dimostrato di essere sempre molto vicino ai migliori del campionato e quindi si presenta come uno dei possibili outsider. Stesso discorso quello che riguarda Simone Campedelli, protagonista di rilievo della scorsa stagione. La trattativa avviata, che dovrebbe avere il suo epilogo a giorni, è quella con il team di Max Rendina, che gli metterà a disposizione una delle sue Skoda Fabia R5. Tra i possibili protagonisti per la corsa al titolo non va dimenticato Alessandro Perico, che si presenta quest'anno al via della serie con una Skoda Fabia R5 direttamente allestita dal suo team. Con lui la certezza di avere un pilota sempre pronto ad inserirsi molto in alto. Purtroppo è ormai certo che alla serie tricolore non prenderà parte il campione italiano in carica Gian Domenico Basso, che verrà dirottato dalla BRC su un mini programma che dovrebbe comprendere qualche gara del mondiale e dell'europeo. Tra le attese sorprese ci potrebbe essere sicuramente Elvis Chantre, che al 40esimo rally del Ciocco debutterà con una Hyundai della Promo Racing Team. Per l'Ostano la possibilità di mettere in mostra tutte le sue grandi qualità. Anche Gabriele Ciavarella, in arte Ciava, prenderà parte al CIR e al trofeo Rally Asfalto con una Hyundai, seguita però dal team Bernini. Per il pilota di massa un precampionato denso di test e l'obiettivo di ottenere qualche risultato di prestigio.
Il Rally Ciocco Story, la 25esima edizione, fu disputata dal 7 al 9 marzo 2002. La vittoria andò a Renato Travaglia e Flavio Zanella su Peugeot 206 VRC. Sul podio salirono anche Daniele Bandieri e Andrea Dallavilla, solo quarto Paolo Andreucci, che aveva vinto l'anno precedente. Per il trentino Travaglia si trattò del primo successo sulle strade del Ciocco, avrebbe concesso il bis qualche anno più avanti. Motto protagonista a Livorno, dove si è tenuto un intenso weekend di gare di ginnastica artistica. Nella prima prova regionale del campionato individuale eccellenza, 5 atleti, li vediamo, della società Viareggina, hanno conquistato in tutto 13 podi. Massima la soddisfazione dell'allenatrice Luciana De Santis, coadiuvata dai nuovi tecnici Matteo Grossi, Gianmaria Benci, Diego Polinelli, Gabriele Mattei, invece ottenuto la qualifica di giudice nazionale. Sabato e domenica al Palasport di Camaiore si svolgeranno i campionati italiani di sollevamento pesi Under 17, organizzati dalla società Maxima Sport in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della FIPE. Ben 4 gli atleti camaiores in gara, 3 nel settore maschile, Nicolas Ceragioli, categoria 50 kg, Francesco Franceschini, 62 kg, Alessandro Santucci, 77 kg. 1 nel settore femminile, ovvero l'azzurra Claudia Agostini, nella categoria 69 kg, argento agli ultimi europei Under 15. Saranno complessivamente 120 gli atleti in gara, per esattezza 123, con una presenza di circa 400 persone al seguito. Quindi un bel appuntamento per la pesistica, quello del weekend a Camaiore. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa ci ritroviamo per la terza ed ultima parte del TG Noi.